Buonasera a tutti, bentrovati. Dunque, devo dire qualcosa, non è possibile fare finta di niente. Troppe storie si incrociano su questa piazza questa sera. Quella tradizionale, secoli fa, già si combatteva fra Occidente e Oriente, la battaglia di Lepanto. Il nostro feudatario, Marcantonio Colonna, ammiraglio della battaglia, nella battaglia di Lepanto, della flotta pontificia, tornò in questa nostra terra vittorioso. E la guerra prosegue ancora oggi tra Occidente e Medio Oriente. Un'altra storia che si incrocia è quella che riguarda questa bella. Stasera manca qualcuno. Ed è particolarmente caro questo nostro applauso a Francesco Di Giacomo, la grande coreografa maltese. Insomma, era scritto così, 5.500 concerti, 44 anni di corse corsare per tutta Italia e per tutto il mondo. E poi in un anno mi hanno dato sta sola incredibile, tutti e due, mi hanno lasciato come l'ultimo dei Moicani. Io poi ci ho provato pure nel mio, perché ero invidioso, ho fatto un bel casino pure io. Quindi, è stato molto difficile risalire sul palco se risente di qualche tempo fa. E a Roma il banco era salito sul palco, è uscito un disco che amo molto, che era dedicato ai testi scritti da Francesco e da me, letti da grandissimi artisti del teatro e del cinema contemporaneo. Quindi questa storia che non si può fermare, quella del banco mutuo soccorso, riparte con i dischi. Però dal vivo poi abbiamo un appuntamento molto difficile da affrontare, perché sapete, 44 anni sono un'eternità. E salire sul palco senza quei due pirati è una forza proprio... Io non volevo farlo questo concerto in questa mia città natale stasera. È un appuntamento con troppa emozione. Invece poi, siccome sono tignoso, sono di Peperino pure io. Allora siamo qui. Anche perché se c'era un luogo, un posto, da dove questa tournée del Banco del Mutuo Soccorso doveva ripartire, era proprio dal posto dove è nato tutto. Qui a Peperino. Quindi siamo qui, non per fare un necrologio, assolutamente no. Si può dire, sono così arrabbiato con la natura che mi scordo quasi di dover essere grato di starci ancora a parlarvi, ma vi posso confessare che camminare questi vicoli è stata un'emozione incredibile. E quindi la faccio corta, anche per rispetto agli ospiti non marinesi. Magari non gli interessano i nostri discorsi, però mi piacerebbe spendere qualche parola in più. Oggi è l'anniversario in cui Rodolfo se n'è andato, zitto zitto, un anno preciso. E guarda caso, oggi è un giorno dedicato alla memoria, oggi 3 ottobre è dedicato alla memoria e all'accoglienza. Rodolfo fu accolto tanti anni fa in questa città, era diventato un marinese di adozione, sempre seguendo da grande artista qual era la strada maestra della musica. Era venuto sul mio invito a Marina, qui ha incontrato la donna della sua vita, una bellissima ragazza marinese, qui ha avuto 4 figli, convinse mia madre a vendergli la nostra casa natale
e poi ho battezzato suo figlio e poi la vita è andata avanti, abbiamo fatto milioni di chilometri, lui al volante e io a fare da navigatore. E quando c'era un attimo di tempo scappavamo tutti e due innamorati della storia dell'arte a vedere i monumenti, le chiese. Insomma, una storia lunga. E allora doveva ripartire da qui, da dove è nata. E oggi è la giornata dell'accoglienza, allora della memoria, in memoria di Rodolfo Maltese, dell'accoglienza per cui questa città lo ha accolto tanti anni fa. Vi chiedo di raccogliere il banco del mio soccorso 2.0, riparte da questa sera, e non era la vita a questo, perché in questo modo ci saranno ancora anche loro.